per cominciare, che poi si sarebbero susseguiti altre occupazioni. I sindacati firmatari estesero il tappeto rosso e dicevano che la PIL era un'organizzazione sindacale che non aveva sottoscritto quel contratto e che di fatto non aveva capito nulla. In sostanza ci dicevano che noi eravamo quelli che facevano chiudere le fabbriche e non quelli che non avevamo capito nulla, eravamo quelli che erano rimasti ancora ai tempi passati, ma noi già avevamo colto il soldone di quelle abusaglie che era tutto in blocco, che era tutto in imbroglio. Ci chiamavano vivi, noi vogliamo ricordare al signor Renzi che il vivi è una specie di uccello protetto che caccia di notte topi e serpenti, e infatti in questa circostanza dopo neanche 10 mesi ci ritroviamo non con le assunzioni ma con 534 licenziamenti. Ma se facciamo una considerazione ancora maggiore, ricordiamo che fino a qualche giorno fa in questo stabilimento lavoravano anche 300 lavoratori dello stabilimento di Pomigliano d'Arco. Ebbene, 830 somministrati, più 300 lavoratori che provenivano da Pomigliano, che qualche settimana fa, circa un mese fa, sono ritornati a Pomigliano, mentre 534 dei ragazzi e delle ragazze in contratto di somministrazione sono stati di fatto licenziati.